Buongiorno a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi continueremo la nostra avventura su Europa Universalis guardando uno spezzone della nostra live su Twitch. Con l'occasione approfitto per indicarvi il mio canale in descrizione e se avete voglia di venirci a seguire in diretta e quindi di prendere mano direttamente alle decisioni e a dove andrà la nostra partita, potete seguirci in live. Con l'occasione vi ricordo di mettere mi piace al video, di commentare con i vostri consigli e di condividerlo con i vostri amici. Quindi, detto questo, vi lascio all'episodio e a presto. E anche qua, perché vabbè, questo non l'abbiamo ancora fatto, ed è l'unico, ok. Ok, aspettiamo. È morto il consigliere, non quello vecchio, ok. Ci prendiamo efficienza commerciale. Questo ha 56 anni, campa ancora. Produttività e prestigio. No, va bene produttività per ora. Con gran calma lo si fa. Nuova riforma, finalmente. Andiamo a vedere. Forze missionarie, non me ne frega assolutamente niente. Tolleranza contro gli eretici potrebbe anche interessare. Costo teche amministrative, che domande. Costo dei consiglieri amministrativi solo. No, ho tutti gli equilibri delle... No, prendiamoci il costo delle teche amministrative. Prendiamo anche un meno 10 all'influenza degli ulema, che comunque male non fa. 10 verso il legalismo. Abbiamo uno di troppo? Sì, e lo possiamo levare a sto punto. Direi questo. Vediamo, qual è il più scarsone? Questo qua è il più scarso. Ok, qua. Vabbè, qua possiamo anche non mettercelo, dai. Ha l'ostilità 5. E invece qui hanno ostilità molto di più. Con anche più ferocità, va bene. Brunei, non voglio il matrimonio reale. Però un vassallaggio non farebbe schifo, però non ho casus belli su di te. 90%, quindi ci siamo alla mega ribellione, poi si ribelleranno anche dove? Qua. Ok, allora, sia idea che tech... Tech quale? Però militare, militare no, costa un botto. Durata viaggio dell'emissario, e qua invece ci dà morale navale e portata commerciale. E dai, fammi sta idea allora. Siamo presi anche una reputazione diplomatica più uno, così anche le annessioni ora dovrebbero andare molto velocemente. Nonostante il meno 3, comunque più 4. Malesia, facciamo lo stato.
Varo sa anche ora dovremmo provare ad annetterlo. Eccoli qua, i 14.000, va bene, siamo ai 22, bene. E voi quanti siete ora, Sunda? 12.000, a sto punto giro, prendo questi e attacchiamo. Attaccheremo Sunda. 1129, 1148 è il massimo. E non so che dire, faremo altro development perché non mi va di fare una cosa così cara. A breve uscirà anche il colonialismo, quindi andrà pur fatto spawnare da qualche parte. Questo è Tulang Bawang, non ce l'abbiamo. Dove le abbiamo le rivendicazioni? Ah, solo qua sopra. Va bene perché sono quelle che dobbiamo prendere. Allora dammi Dema. Richiama questo. Ottimo. Confermiamo. 1 e 1-2 e ci portiamo anche le nostre flotte. 138, 48, 10 e noi ne prendiamo 9. Prossimo mese bisogna già fare qualcosa. Ok, dovremmo farne un po' qui, 57, 58, 57 dai. Uno di militare. Minghe dichiara guerra a Chagatai. Ok, potere commerciale nazionale è tantissimo, meno 33%, però per fortuna solo 2 anni. Ho integrato anche questa provincia, molto bene, un vassallo. Direi portiamo di qua intanto loro. E poi ci sbarcano anche loro. Anzi, scusa, qui che forte hanno uno, quindi vuol dire che qua ti do quello con 3 d'assedio e qua ti do l'altro. Perché così poi gli assedi li facciamo fare ai mercenari, che non hanno, no, non hanno riserve. Mille uomini, eh? Quanto ci mette a uscire? 14 settembre, tantissimo. Però tu stai andando via, molto bene. Quindi tra un po' sono di nuovo pieni. Allora, tu arrivi quando? Il 22 settembre. Tu se te ne vai, il 22 settembre. Ok, facciamo così intanto. Uno di innovazione per 20 di prestigio. Sì, perché l'innovazione è per sempre. Ok, ci sta inseguendo. Vediamo se riusciamo a scappargli. Ed andarcene via nel mentre che arrivano anche gli altri. Ok, sì, ce l'abbiamo fatta. Ok. Tu quando scendi, l'11 novembre, ok. Vedo, ma ormai in caso se ci attaccano possiamo rinforzare quasi subito. No, 11 novembre avevano detto, 17 novembre. Qualcosa li ha rallentati, ok. Ok, attacca questi due. Facciamo
facciamo comunque 0-2 di tradizione dell'esercito gratis. Ottimo, tanto abbiamo preso il War Goal e spostiamoci in qua. Così vediamo se riusciamo a vedere la zona. 1143, dobbiamo fare altro dev. Vai. Tributo in soldi va bene, ne abbiamo 5.000 rotti, ducati, quindi non è assolutamente un problema. Quanti uomini hai, Sunda? Ora 20.000. Cazzo, quanti ne hai fatti? Spostiamoci sotto. Commercio in chiodi di garofano. Ottimo, quindi da qualche parte abbiamo trovato i chiodi di garofano. Dove cavolo sono? Vabbè, da qualche parte li abbiamo beccati perché li commerciamo. Ma non li vedo, ma va bene. O forse erano qui. No. Ok, vieni pure su. Ok, 80%, 90%. Vabbè, le ribellioni ci penseremo dopo, quando finiremo questa guerra. Allora, fermi, perdiamo uno di stabilità o 90 ducati? Ma che domande, perdiamo 95 ducati. Figuriamoci se perdo uno di stabilità invece che 90 ducati. Quindi facciamo fuori le due navi ora. Abbiamo ancora uno di militare, eccolo. Oh, finito di lavorare? Perfetto, fate fuori una nave e ora arriva anche la seconda. Ottimo, l'abbiamo rubata, perfetto. Tanto noi qua avanziamo e potremmo fare l'attacco militare, ma costa tantissimo. Ecco la ribellione, Pasai, allo stesso, ce ne occuperemo dopo. Ok, conversione fatta e convertiamo anche Palenberg. Pasai, ok, ci hanno dato 10 anni di separatismo. Sei a casa, ottimo, bene, 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 fa piacere. Allora, in realtà questa la potremmo anche quasi chiudere così. Tanto a noi ci interessano queste 4. Così che ci dà la missione. Poi ci potremo prendere riparazioni di guerra, soldi e cos'altro? No, altre terre che non costano punti non ci sono. Si forma una piccola coalizione, ma abbastanza insulsa. Ma direi che potremmo anche finirla così. Prendiamo soldi, ci prendiamo le 4 province che ci servono. Direi di sì, va benissimo così. Così voi potete tornare indietro e andarvi a picchiare i ribelli.
Nazionalizziamo queste province. E ora abbiamo finito questa missione che ci dà quindi il casus belli campagne di Malacca contro tutti i paesi di cultura principale malese. Vediamo che cosa, com'è questo casus belli. Tanto contro chi ce lo dà? Bisogna aspettare il fine mese. Ok, non abbiamo più conquista contro Sunda. E basta, non ci sono nessuno di malese. Ah, ok, questo qua bisogna legittimare prima gli altri. Ok, allora, quindi qua malesi non ce ne sono. Ah, invece sì, campagne di Malacca, com'è? 80% espansione commerciale, non è male. Ciao Sid, benvenuta, bentornata. 150 prestigio, 80% costo, è ottimo. Per vassallaggio imposto, bene, bene, bene. Buonasera di nuovo. Ottimo. E anche contro Sambas ce l'abbiamo, sì. Altra ribellione dov'è? Ah, qua sopra. Come sta andando? Ma direi abbastanza, dai. Non possiamo lamentarci più di tanto. È una partita che in teoria dovrebbe essere abbastanza facile. Però vediamo. Qui, vabbè, continuano a scendere i favori, quindi rinunciamo. Però Bengala, che è l'unica alleanza che abbiamo vera e propria, e al quale comunque, cioè, potremmo anche chiederne qualcun'altra. Vediamo un po'. Brunei no, perché è zona in cui dobbiamo andare. Vediamo, qualcuno di mezzo grosso però, se no non mi interessa. La Corea. Corea potrebbe essere un'idea. Quanto è rimasta grossa? Un pochettino sì. Un pochettino sì. Quanti uomini ha adesso la Corea? 20.000. Miglioriamo le relazioni, che potrebbe anche essere un'idea. Dai, è ottimo obiettivo. Scusa se sono confusa, tranquilla, figurati, c'è un achievement che dobbiamo riformare questa la nazione della Malesia. Per riformare la nazione della Malesia dobbiamo avere 40 province in questa zona tra Malesia e Indonesia e poi possedere delle province specifiche. Non sono ancora tante in realtà, perché ne abbiamo 31, quindi ne mancano 9. E ci mancano 3 di quelle precise, che sono Brunei, che è qui. Da qualche parte. Brunei è qua, eccola. Poi ci manca Uttaraya, che invece è... Non saprei... Eccola qui. Ah, che è questa qua, perfetto. Che questa la annettiamo in pochissimo. E Makassar. Vediamo. Dove cavolo è? Non lo vedo assolutamente. Makassar. Ah, qua sotto, ok. Qua sotto, quindi questo... questo non possiamo attaccarlo per ora. Dobbiamo prima attaccare... No, non è vero, possiamo fare la rivendicazione da qua. Bene. Quindi Makassar subito a fare una rivendicazione. Gli amiri perdono influenza, va bene. Paghiamo pure il tributo. Ok, i nostri vanno in difensiva, così almeno dovrebbero farcela anche se sono meno. Sì. Ottimo. Ora riconquistate pure.
Ottimo. Allora, cosa ti può fermare qui? Si può fermare qui a addestrare. 1143 su 1148. Ok, facciamone uno qui. Poi questi li dobbiamo portare qua sopra. Quindi trasportiamoli su. E voi andate a prendere anche Pasai. Ora ti prepari della salsiccia come cena. Beh, ci sta, ci sta. Non è un po' tardino per mangiare della salsiccia? Indrapura lassù. Vabbè, è arrivato Ming, grazie. Ha perso il Ming. Con chi sei in guerra? Con Nungai. Lo so che sei arrivato ora a casa, però puoi anche mangiare un po' più leggero. Allora, utilizza l'esercito come forza lavoro, oppure... No, 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 paghiamo. Questi ce li siamo presi sulla difensiva, ottimo. E qui, boh, questi non servono a niente, facciamo questo. Iniziamo a liberare le province e possiamo qua fare o la tech ma costa o l'idea di influenza, e la facciamo perché così almeno le completiamo. E ci è andato anche a richiesta ingiustificata meno 50, va bene. Ha mangiato leggero prima, visto che sto babbo si è preso solo una scatoletta di carne. Oh, vabbè, ma ci sta, dai. Un'idea, questa è ottimo. Mantenimento fortezze, sì, sì, la facciamo, tanto l'attacco è lontana. Ok, e direi che ora... Ah, questi qua dove vanno? Provincia di Pattanie. Che è dove si ricollocano, ci andiamo noi per primi. Quando? Il 31 agosto, sono 8.000. Noi quanti ne abbiamo? Ah, 4.000, sì, non ce la faranno mai. Respingiamo sempre verso il legalismo. E questa? Questa non ha la galea, cioè la nave da trasporto. Ui, Ming ha fatto pace, incredibile, vediamo se sono sempre in guerra con qualcun altro. Ming praticamente passano tutto il tempo in guerra. Agosto 1501, sì, ci vuole un pacco di tempo. Gli attributi in punti amministrativi mi girano un po' le scatole, ma ce ne faremo una ragione. Quarantena. Allora, 1124, abbiamo ancora un po'. Siamo a 100 di legalismo, ottimo. Allora, modificatore fiscale, ho perso la stabilità, che domande. 5 settembre, dai. Iniziamo a trasferire questi uomini qui. Tanto qualche mese ci vuole.
poi semmai li fermiamo. Un anno quanto dura circa in tempo reale dipende dalla velocità che imposti. La velocità a cioè a 5 velocità diverse, da 1 a 5, e poi puoi mettere in pausa, quindi in effetti dipende dalla velocità che stai impostando. Andiamo a fare ancora un po' di sviluppo. 5 settembre. Settembre, qua continua a posticipare sempre un sacco. Dico circa di media 100 anni di una fase di gioco classica. Ma ciao Luca, buonasera, benvenuto. Allora, 100 anni di gioco durano un pacco. Fai te che in due, noi iniziamo l'11 novembre del 1444, quindi adesso abbiamo giocato quasi 60 anni in due stream. 17 settembre 1501. Ok, qui come stiamo andando? Qui ancora siamo neanche a metà, e a Taiwan nemmeno, mi sa. Altro legalismo, va bene, però prima andiamo a svalutare ancora. Svalutare e abbassare il legalismo. Allora, a quel punto rialziamo il legalismo. Oh, qua abbiamo quasi finito, finalmente. Ah, eri live a Gluca? Cade la... Ah, cazzo. Mi spiace, è successo una volta anche a me e ti girano le scatole. Cosa vuoi? Ducati, eh? Ducati te li do anche, dai. Basta che tu poi mi dai degli uomini. Favori per soldiers, non abbiamo missione, non abbiamo cose, li diamo subito. Tanto Macassar ci siamo già. Benissimo, 1700 soldati me li prendo molto volentieri. E Macassar, quindi ci andiamo a fare la rivendicazione. Alla fine il mio obiettivo è di finirlo, quindi paziente, però con il gioco sono andato molto avanti. Ma quello mi fa molto piacere. Eri con cosa stavi giocando? Come cazzo si chiama? Quello di ieri, che adesso mi scappa il nome. Ah, contro lui comunque abbiamo anche campagne di Malacca, quindi non ci serviva attaccarlo per fare la rivendicazione in realtà. Ok. Hollow Knight, sì, ok, perfetto. Allora, qui Macassar quasi quasi, lo attacchiamo. Kutai dov'è? Questo qui. Finché non lo finisco penso che continuerò a giocarlo. Ci sta. Campagna di Malacca. E qual è il casus belli qui? Ah, la capitale, va bene. Chi se ne frega, va benissimo. E partiamo con loro. Vai. Minghe dichiara guerra a Yutaya. Malino questo. Tributo annuale. Mi girano un po' le scatole a pagare gli amministrativi, ma... È complesso questo gioco, ma non troppo. Un pochettino sì, però non troppo. Non è intuitivo a manetta, quello assolutamente no, però se ci si studia un pochino non è così complicato. Se non ho mai giocato un gestionale simile riesco a capirlo secondo te? Se da solo no, se segui dei tutorial sì. Per te è molto complesso perché non lo stai giocando, quindi è difficile capire guardando. Avrei sempre voluto provarlo e te lo consiglio perché a me piace molto.
Di certo non è il gioco più semplice del mondo, ecco, quello sicuramente, però con un po' di pazienza e con o delle domande giuste, nel senso che fai domande a qualcuno, se è per Europa Universalis ti posso dare una mano io, ovviamente, oppure per, come dire, pure seguendo comunque dei tutorial, non è così difficile da capire poi. Qui quando possiamo andare via? Il 14 aprile. Sa che non ci andiamo via. Forse sì, forse sì. 14, ottimo. Siamo riusciti anche a sopravvivere. E voi quando sbarcate, che mi interesserebbe molto, che sbarcaste in fretta, il 14 maggio. Ma è simile a Civilization? A grandi linee sì, però è molto più profondo di Civilization. Cioè, almeno a mio parere, Civilization lo vedo molto più semplice. Allora, relazioni con la Corea ottime, bene. Poi potremmo quasi chiedere un'alleanza, quindi manteniamo. Vediamo di sbarcare a Makassar. Bomberandr, 34, grazie mille per il follow, benvenuto. Allora, qui vorrei sbombardare. Non puoi saltare? Ah no, sì, certo, ma non possiamo perché non abbiamo abbastanza cannoni, mannaggia. Quindi qua per ora si aspetta. Meno 49, ma veramente? Cazzo di forte hanno, un forte 3. Perché sono meno 49? E perché abbiamo solo uno, ok. Va bene, si aspetta. Forte 3, ci vuole una vita a buttarlo giù, ma fa lo stesso. Ma che allerta hai messo San Paolo? Ma no, come San Paolo? Cioè, è l'allerta delle... come si chiama? Oh, Madonna, oggi non mi vengono le parole. È il monaco di Age of Empires che converte i nemici. Si vede che proprio che sei giovane, vero? Allora, legittimità o prestigio? Prestigio. Qui non è che mi stanno sbarcando da qualche parte, no. Però qua ci sono... Ah, qua ci sono i 5.000. Ecco, questi quasi quasi li posso anche portare qui, eh. Cazzo, mi hanno inculato la colonia, bastardi. Cioè, l'alert di Age of Empires non puoi non conoscerlo. Penserò che si tratta di San Paolo fino alla fine. Mannaggia te. Allora, Bahmani almeno 100, migliorare le relazioni non mi serve. Riserve militari mi serve, quindi Kautara, riserve militari a 7. Vediamo dov'è Kautara. Giochi a Age of Empires 2. Ecco, e c'era anche Age of Empires 2. Come no, è la base degli RTS, la storia degli RTS. Riproviamo a farci questa colonia, va. Allora, spostiamo un po' roba qui. 10, 10, 10, 10 va bene, sì. Questi quindi sono 8 e mezzo, li portiamo in qua. Da cui che non mi piace questo elemento. Allora, se questi volessi portarli qua ci vanno, perché passano di là, ovviamente. Mi fece sboccare la grafica, ma a livelli altissimi. Forse è una cosa più bella per me. Pensa che all'epoca. Ma tu l'avevi preso all'epoca o poi?
poi posso capirlo, all'epoca non era niente male. Cioè, se chiudiamo l'accesso militare qua, visto che ce l'abbiamo spazio. Ah, non ci fai? Vabbè, in ogni caso vuole passare di là. Ma noi serve arrivare qua sopra. Poi. Ah, beh, poi ci potrebbe anche stare, perché comunque è vecchiotto come gioco. Ma probabilmente quando l'hai preso in mano te era vecchiottino. Diplomatico, sì, accetta. Proprio perché volevo provare giochi del genere. Adesso c'è la remaster, però non è proprio la stessa cosa. Però comunque ci sta, è un gioco molto vecchio, nel senso, all'epoca era comunque innovativo. Ok, qua è costa il terreno. Mi sa che non ci dà un bel niente, infatti. Nativi, li fermiamo subito. Qua 28%, bene, proseguiamo. Tanto alla fine a me basta prendere questa provincia, Macassar. Quindi una volta conquistata, anche se facciamo pace con solo quello, non mi interessa. Non lo metto in dubbio. Ecco, però a livello di giocabilità era uno dei più belli, soprattutto il 2. E c'erano queste, una truppa del tuo esercito, della tua fazione, erano questi, come si chiamano, questi monaci, diciamo, che sacerdoti che potevano convertire le truppe nemiche. E facevano questo verso qui quando le convertivano. Un altro gioco che ho giocato tu è Gersus, che è una grafica che mi fa veramente star male. E non è Project Zomboid, sicuramente. Non rimembri il nome. Allora. Non possiamo chiederlo senza chiedere la vassallizzazione? Veramente? Devo per forza chiedere il vassallo. Perché? Oh, vabbè. Mi girano un po' le scatole a chiedere il vassallo. 78.139 uguale, non cambia niente. Ah, è perché deve essere il casus belli maledetto e quindi ci obbliga alla vassallizzazione. Non pensavo ci fosse ancora gente che si sofferma sulla grafica. Io dipende da da qual è l'obiettivo del gioco. Nel senso che se è un gioco che deve puntare sulla grafica perché vuole stupirmi sulla grafica e poi non mi stupisce, allora un po' meh. Se invece è un gioco come un Zomboid, non me ne frega niente della grafica. Dipende dall'obiettivo del gioco. Se gioco un cyberpunk e poi è fatta male la grafica, dico, senti, allora, cioè, lo prendo per la grafica e poi è fatta male. Questi quando scendono? 14 luglio, eh? No, 26 luglio. 26 luglio, ok, sposta le navi. Sposta questi 4.005 ribelli. Boom, grafica per la sua porca figura si è fatta bene. Ma se sei te il boomer che guarda la grafica. Non è essenziale, dipende dal tipo di gioco, secondo me. Questo ha uno di assedio solo. Che
Questo arriva il 14 ottobre. Per te non è essenziale, ma vale tanto. Beh, il mondo è bello perché è avariato. Un consigliere morto, sarà morto finalmente, no, ancora vivo questo, a 62 anni campa ancora. Prendiamo questo.